Il colossale Eracle, Ercole per i latini, fu scolpito tra il II ed il III secolo era volgare dallo scultore greco-ateniese Glaucon, come replica di un originale bronzo dello scultore greco Lisippo del IV secolo ante-era volgare. L'Ercole Farnese è il paradigma dell'immagine eroica e della figura maschile per eccellenza, ritenuta una delle più belle sculture conosciute. Eracle, figlio di Zeus e della mortale Alcmena, è scolpito in un atteggiamento di riposo, mentre esausto si appoggia con tutto il peso del corpo alla sua clava, ricoperta dalla leontè, pelle di leone, il trofeo della sua prima impresa, mentre con la mano destra nasconde dietro la schiena i pomi delle Esperidi, conquistati nella sua dodicesima ed ultima fatica. L'eroe è raffigurato in estremo realismo, con una sviluppata e definita massa muscolare, accuratamente scolpita in tutte le sue parti anatomiche, tanto che si notano vene e tendini. La sua figura ha proporzioni perfette, in cui il lato sinistro, rilassato e appoggiato alla clava, si contrappone a quello destro, sotto sforzo, con una tensione nel braccio e nella mano, intenta stringere i pomi, trofeo dell'ultima fatica. In questa splendida opera, Ercole è raffigurato in modo del tutto umano, colto nel momento del riposo e della riflessione, e non in quello della massima espressione della potenza fisica. Infatti, il volto dell'eroe mostra sia stanchezza che tristezza. Il suo corpo tradisce un senso di riposo per la fatica conclusa, ma anche la consapevolezza che le sue fatiche non sono finite, come si deduce dalla postura della gamba sinistra che sta per muovere il passo verso le porte dell'Ade, dove Ercole dovrà catturare Cerbero, il feroce cane a tre teste, guardiano degli inferi. Ercole è il simbolo del coraggio, della forza unita all'astuzia, è il simbolo del riscatto dell'uomo dalla crudeltà divina e le sue 12 fatiche rappresentano lo scontro tra l'uomo e la natura, espressione della divinità, nella sua forma più selvaggia e terribile.